L'ipertensione arteriosa è una patologia che in Italia colpisce in media il 33% degli uomini, il 31% delle donne. Il 19% degli uomini e il 14% delle donne sono in una condizione a rischio. In regione Campania gli ipertesi sono il 29% degli uomini e il 33% delle donne, mentre la condizione di rischio passa al 18% negli uomini e al 15% nelle donne. Adottare buone abitudini a tavola è sicuramente un passo fondamentale per mantenere in salute il nostro cuore e quindi tenere sotto controllo anche la pressione. Importante svolgere regolarmente attività fisica per prevenire le malattie cardiovascolari, oltre ad evitare di fumare. Di pressione arteriosa se ne è parlato al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno grazie al convegno regionale promosso dal professore Carmine Vecchione, coordinatore della Società Italiana Ipertensione Arteriosa. Tema del convegno, obiettivo benessere. E oggi sappiamo che l'ipertensione rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per l'insorgenza delle patologie cardio e cerebrovascolari. Quindi è importante praticamente avere un buon controllo, una buona terapia e attenersi soprattutto alle linee, anche praticamente dietetiche, e le linee per cercare praticamente di non andare oltre i limiti che, come ben sappiamo, praticamente non causano patologie. Abbiamo oggi riuniti praticamente i maggiori esperti proprio per cercare praticamente di seguire un percorso che parte praticamente dall'origine dell'ipertensione, a capire un po' i meccanismi che sono implicati nell'ipertensione, alle terapie anche per l'ipertensione più difficile da trattare, schemi dietetici, abitudini alimentari, quindi una serie di indicazioni che servono a tutti quanti noi operatori, ma anche praticamente alla popolazione, necessari per cercare praticamente di avere un buon controllo dei valori pressori. Lei parlava degli obiettivi, anche quello di avviare insieme un percorso coinvolgendo chiaramente il territorio. Sì, coinvolgendo il territorio, ampliando quello che è le giornate di screening dell'ipertensione arteriosa, soprattutto rivolta anche alla popolazione per cercare di, individuare quei pazienti maggiormente a rischio, perché poi ricordiamo che esiste anche una componente genetica responsabile praticamente dell'ipertensione arteriosa. E quindi individuare alcuni marcatori ci permette di estendere lo screening anche agli stessi familiari per cercare di capire, di individuare quei pazienti maggiormente a rischio. I campanelli d'allarme? I campanelli d'allarme, purtroppo la pressione non sempre dà sintomi. Ci possono essere dei campanelli d'allarme rappresentati da una cefalea, da vampate di calore, da dispnea, però il paziente può stare anche con elevati livelli di pressione e non avere alcun sintomo e quindi vengono scoperti in maniera occasionale. L'importante è fare esami del sangue, quindi controllare i livelli di colesterolo, ma soprattutto limitare quelle che sono le cattive abitudini, il fumo, l'eccesso di grassi, fare una buona attività fisica, un'attività sportiva, tutte praticamente condizioni che sicuramente possono favorire il rallentamento dello sviluppo degli elevati livelli pressori. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nei paesi industrializzati ed anche in Italia, e in questo contesto la tutela rispetto a queste patologie passa anche attraverso il momento fondamentale del controllo dell'ipertensione. L'ipertensione è un fattore di rischio fondamentale in quanto i soggetti ipertesi sono poi a rischio di tutta una serie di malattie sia che riguardano il cuore che riguardano l'apparato circolatorio. E allora, poiché noi ci troviamo di fronte a delle malattie estremamente diffuse, è evidente che bisogna agire attraverso un momento della prevenzione, il quale momento della prevenzione deve prevedere innanzitutto gli stili di vita, quindi il controllo dell'alimentazione, la riduzione dell'apporto di sale, l'attività fisica, eliminare il fumo, eccetera. E poi eventualmente, laddove necessario, attraverso quei farmaci che intervengono sulla ipertensione, ma che poi in maniera secondaria sono in grado di mantenere le condizioni ottimali di salvaguardia proprio di tutto l'apparato cardiocircolatorio. Quindi io credo che questa sia una giornata importante, perché al centro dell'attenzione c'è un punto fondamentale che va appunto nella direzione della tutela di tutti i cittadini, perché voglio ricordare tra l'altro che l'ipertensione è un problema che è sicuramente molto più diffuso nell'anziano, ma che non è esente anche nei soggetti più giovani. Quindi è un problema da tenere presente attraverso gli stili di vita, attraverso le cure. Quindi
Noi vogliamo che la popolazione viva a lungo, ma soprattutto che viva meglio. Professore Trimarco, perché si parla spesso di paziente difficile? In che senso? Beh, credo che l'interpretazione che loro, gli organizzatori, vogliono dare è quella della difficoltà a controllare la pressione. Però questo, con i farmaci che abbiamo oggi, diciamo, è un'accezione che io supererei, perché abbiamo dati che con i farmaci disponibili si riesce a ottenere un buon controllo pressorio in un'altissima percentuale di pazienti. Allora, il paziente difficile, secondo me, è più che altro perché si sa che a 6 mesi il 50% dei pazienti ipertesi hanno sospeso la terapia. E questo potrebbe essere il problema, dico potrebbe perché in Campania noi abbiamo il vantaggio, grazie ad un'organizzazione telematica che abbiamo creato, di avere la percentuale più alta di pazienti che rimangono in terapia anche a distanza di anni, quindi ci vantiamo di aver risolto il problema del paziente difficile. Perché sospendono la terapia questi pazienti? Beh, il sistema, così come era organizzato, favorisce questo tipo di atteggiamento, perché è basato sui cosiddetti centri dell'ipertensione che vengono intasati, per cui abbiamo fatto un calcolo che il paziente non può essere visitato prima di 6 mesi. Allora, siccome, come diceva Ippocrate, prima di salvare il tuo paziente chiedigli se lui vuole rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare, e l'ipertensione è una di queste condizioni, perché è asintomatica e quindi è molto facile che il paziente si senta bene e abbandoni la terapia, e se non ha il supporto del medico di medicina generale è difficile che possa mantenere l'aderenza, cioè rimanere a controllare la pressione secondo la prescrizione che ha ricevuto. Ma cosa prevede il percorso terapeutico assistenziale per un paziente con problemi di ipertensione arteriosa? Si parte sicuramente dalla misurazione della pressione e il paziente deve fare ricorso al medico di medicina generale perché possa fare correttamente una diagnosi effettuando misurazioni periodiche della pressione. Quando la media di queste misurazioni è uguale o superiore a 140-90 possiamo porre diagnosi di ipertensione arteriosa. Dopodiché il medico avvierà una serie di indagini, prevalentemente indagini di laboratorio e inizialmente strumentali con almeno l'elettrocardiogramma, eventualmente integrato da un ecocardiogramma o da un ecodoppler carotidea per valutare la presenza di danno d'organo. Poi si comincia con una terapia farmacologica quasi spesso? Generalmente sì. Quello che è opportuno sottolineare è che innanzitutto devono essere corrette eventuali abitudini di vita sbagliate, con particolare riferimento alle abitudini alimentari. Quindi ridurre l'apporto di sale, una dieta ipocalorica, attività fisica sicuramente per correggere l'eventuale eccesso di peso, purtroppo dalle nostre parti particolarmente diffuso, e lì dove la terapia, la correzione dello stile di vita non sortisce la normalizzazione della pressione, aggiungere a queste misure la terapia farmacologica. Il medico di medicina generale è quindi il primo referente del paziente. Un medico, ad esempio, con 1500 assistiti in carico ha una media di 450 pazienti ipertesi, quindi la frequenza degli accessi è molto elevata. Il medico di medicina generale rientra nel percorso del paziente iperteso dal primo passaggio, che è quello della prevenzione. La prevenzione è soprattutto il trattamento dei pazienti a rischio, i quali possono essere pazienti che possono diventare ipertesi nel tempo. E quindi è fondamentale un'opera di counseling di fronte a questi pazienti, che pazienti in sovrappeso, pazienti fumatori, pazienti che hanno familiarità di ipertensione, e pazienti i quali hanno bisogno di un approccio mirato negli anni successivi. Quindi è fondamentale quello che è il ruolo della medicina iniziativa da parte del medico di medicina generale, quello di screenare questi pazienti e evitare che vanno incontro a quelli che sono i danni poi successivi. L'altro passaggio fondamentale è, una volta conosciuto che questo paziente è iperteso, trattare il paziente in base a quelle che sono il rischio cardiovascolare del paziente stesso. Una terapia mirata si definisce sartoriale sul singolo paziente, perché non tutti i pazienti hanno le stesse caratteristiche.
Il paziente iperteso, oltre ad avere l'ipertensione, molte volte ha altri fattori di rischio ed è fondamentale questo, specie nei pazienti diabetici, pazienti nefropatici, aggredire rapidamente i valori pressori per farli abbassare e con target più bassi possibile. Diciamo che nel tempo c'è stato sicuramente un miglioramento nel trattamento dell'ipertensione. Ci sono dei dati molto recenti pubblicati che dicono che il controllo della pressione è diventato molto più importante anche negli ambulatori dei medici di medicina generale. Infatti si è passato dal 40% che si diceva di controllo della pressione, siamo arrivati anche all'oltre 60% di controllo ottimale dei target pressori. Quindi questo è un importante ruolo del medico di medicina generale, perché riesce a seguire nel tempo, anche perché il paziente segue, il medico viene seguito dal paziente, ma soprattutto il paziente è aderente alla terapia, perché il grosso problema è l'aderenza alla terapia. Molte volte il paziente autoriduce la terapia, non o smette la terapia o per effetti collaterali o per altri problemi. Quindi entra nel percorso del paziente iperteso il medico di medicina generale in tutte le sue fasi, nella fase iniziale di prevenzione, nella fase di trattamento e poi successivamente nel follow up del paziente stesso. Usare i farmaci per chi ha problemi di ipertensione è fondamentale ed è molto importante che al pubblico arrivi un messaggio ben preciso: i farmaci si devono usare sempre. L'ipertensione purtroppo non è una malattia che si guarisce, noi ne possiamo controllare solo i sintomi e soprattutto possiamo evitare di avere rischi più gravi come quelli dell'infarto, dell'ictus cerebrale e così via. E tutto questo dipende dal fatto che molto spesso, poiché sono terapie croniche, quindi vanno fatte tutti i giorni, a volte i pazienti dimenticano di assumere i farmaci e possono aumentare la loro pericolosità. I farmaci hanno però comportano anche dei rischi. E infatti questo è vero e questo è uno dei motivi per cui a volte i pazienti non li assumono. Per esempio i farmaci per il controllo del colesterolo, che a volte danno dei fastidi anche molto importanti ai pazienti. Ed ecco perché uno dei compiti più importanti dei medici e dei farmacologi in particolare è quello di incentivare la segnalazione degli eventi avversi. Adesso anche il cittadino può segnalare, c'è un modulo online per la segnalazione e quindi quando ci sono degli eventi avversi è molto importante che si segnalino, perché solo da una cultura della consapevolezza può derivare un migliore uso dei farmaci e quindi magari l'esclusione di qualche farmaco che non è, il cui rapporto rischio-beneficio non è più a favore del beneficio. Quindi solo in casi estremi va sospeso il farmaco e magari sostituito con un altro? Assolutamente, solo in casi estremi e soprattutto sotto controllo medico, cioè il paziente non deve mai prendere delle decisioni da solo, ma deve sempre consultare il suo medico curante.